Triplici è una tragedia che risale al V secolo a.C., eppure presenta tematiche di grande attualità. Quanto c'è nell'oggi di questo Euripide? Beh, c'è tantissimo, nel senso che la tragedia parla della, diciamo, della critica che Euripide fa ai valori della democrazia e ai valori della monarchia. Quindi è un discorso molto politico che fa emergere problemi che riguardano anche l'oggi su gli interventi nella guerra, la posizione dei paesi rispetto ai conflitti tra gli stati, come si pongono, se veramente siamo in una democrazia, i limiti della democrazia, per cui penso che tutti i temi che ci ricorda il nostro padre Euripide sono veramente molto, molto attuali, soprattutto in questi tempi. E le supplici che donne sono? Le supplici sono madri che stanno semplicemente, non neanche semplicemente, che stanno richiedendo la restituzione dei corpi dei loro figli. Sono un simbolo di una terra devastata, infatti si vede anche dalla scenografia fondamentalmente. Facciamo parte di una terra ormai secca e che non ha più acqua, non ha più possibilità di essere, e che con quest'unica domanda, quello di avere almeno indietro il corpo di questi figli, in realtà scatenano delle tematiche attualissime, incredibili. Loro stesse si chiedono della possibilità o no, del motivo di fare guerre oppure no, il senso vero di combattere, di morire per dei pezzi di terra ormai appunto devastati. Quindi sono un simbolo da una parte, un simbolo anche femminile, profondamente femminile, che raccontano la storia di donne che si interrogano sul presente appunto e attraverso una storia millenaria che si ripete continuamente nei secoli dei secoli. E la restituzione, la richiesta della restituzione dei figli fa sì che si scateni un'ulteriore guerra. Certo. Quindi una richiesta che è una richiesta legittima, sacrosanta, in realtà poi fa scatenare un altro conflitto. E a questo proposito, una sofferenza, quella delle supplici, che finisce per generare altra sofferenza. È un susseguirsi di vicende inevitabilmente dolorose. E alla fine? Alla fine non c'è, come tutte le tragedie che si rispettino, non c'è una risposta, ma crea delle vere domande. E sta al pubblico e a chi ascolta questa storia a interrogarsi sul senso vero e profondo della guerra e del massacrare uomini contro uomini per quale motivo. Quindi alla fine lo spettacolo rimane come sospeso, perché rimane con una domanda bellissima e spesso il pubblico reagisce molto emotivamente a questo, e questa è una cosa che ci dà grande, grande gioia, perché anche noi viviamo tutto lo spettacolo con questa domanda dentro, quindi questo. E anche rimane la domanda sui figli, e alla fine questi, i figli di queste, i nipoti di queste che sono state madri, che sono nonne, di queste donne, le nuove generazioni, cosa faranno? Che lezione prenderanno dalla lezione dei loro padri, che non ci sono più, non ci sono più gli eroi? Cosa faranno questi figli? Prenderanno in mano di nuovo le armi? Oppure si daranno un totale suicidio? C'è anche questo tema, cioè considerare a livello filosofico anche l'idea della totale resa. A un certo punto Adrasto parla proprio di questo: la vera vittoria è quella di arrendersi a se stessi e all'impossibilità di poter andare avanti. Quindi i temi toccati sono tantissimi.